Ho appena finito di spiegare ai tanti sindaci che erano presenti oggi che siamo alle battute finali. Mi auguro che in uno dei prossimi consigli dei ministri, spero addirittura prima di Natale, possa arrivare il riconoscimento dello stato di emergenza, ovviamente con quelle risorse che sono necessarie almeno ad affrontare i ristori per le prime emergenze e le somme urgenze. È evidente che poi dovremo lavorare anche per una fase strutturale, cioè quegli interventi di messa in sicurezza definitiva che viene di solito definito dal governo in una seconda fase di protezione civile. Non mi dimentico ovviamente dei danni ai privati piuttosto che alle attività produttive. È un lavoro che stiamo facendo, io credo, quotidianamente con il Dipartimento Nazionale. Speriamo nelle prossime ore di poter dare almeno questo primo sollievo alle amministrazioni e ovviamente ai cittadini colpiti. Dal momento in cui ci verrà riconosciuto lo stato di emergenza, direi che non appena le risorse ci verranno passate da parte del governo, noi avremo una disponibilità immediata. Quindi di solito dal riconoscimento alle prime risorse che arrivano sui territori passa mediamente un mese e mezzo circa. Quindi direi che il nuovo anno, gennaio-febbraio, potranno essere i mesi su cui inizieremo gli interventi, ma inizieremo anche ad avere le risorse per poter ovviamente ristorare i comuni che in gran parte le hanno anticipate. Una delle R di PNRR si chiama resilienza. Io penso che sia una straordinaria opportunità e mi stupirei se non fosse usato in questa maniera. La resilienza significa l'aumento della capacità di difesa di un territorio al ripetersi di un evento che ovviamente quel territorio ha colpito e danneggiato. Credo che sia una sfida molto importante. Noi l'abbiamo già iniziata a combattere, soprattutto nel 2018, quando con un grande piano strutturale abbiamo deciso di intervenire insieme allo Stato con 300 milioni per aumentare la capacità di difesa delle nostre coste. Credo che sia un esempio da seguire che ha portato grandi risultati. Mi auguro che la stessa attenzione e la stessa capacità di messa a terra degli interventi, noi insieme alle amministrazioni, ovviamente insieme a tutti i tecnici che collaboreranno con noi, sapremo metterla anche nel PNRR. Per ora su filoni di difesa del suolo ci sono destinate cifre per 20 milioni. Credo e auspico ovviamente che le cifre saranno molto più alte e spero che insieme alle tante amministrazioni che hanno progettualità molto interessanti per la sicurezza dei territori si possano ottenere dei risultati che ci possano poi dare un pochino più di tranquillità e un pochino più di sicurezza da qua ai prossimi anni.